col portiere Lazzari in questa partita, dal risultato amaro, tue considerazioni? Sicuramente l'Orbietana ci ha pressato bene, quindi noi non riuscivamo a uscire bene palla a terra come proviamo sempre, sia come abbiamo provato nelle amichevoli, sia come abbiamo provato in settimana. E quindi bravi loro. Poi niente, primo tempo siamo stati un po' in difficoltà, forse il secondo tempo siamo usciti meglio e niente, però abbiamo perso, quindi alla fine è risultato amaro, c'è dispiacere perché comunque vogliamo vincere sempre. E niente, è stato un test importante per prepararci al campionato. Per quello che ti riguarda, abbiamo sentito Mister Silva che vorrà contare su tutti i portieri proprio per un discorso di quote, quindi sarà importante farsi trovare pronti. Il tuo obiettivo qual è? Il mio obiettivo è giocare il più possibile, prima di tutto. E poi è un obiettivo comune della squadra, è quello di provare a fare un campionato importante. Soprattutto, cioè, la vittoria sarebbe perfetta. Poi cerchiamo di portare a casa più punti possibili, poi vediamo come andiamo. Poi, personalmente in questa partita penso di aver dato tanto, non c'ho voce, si sbaglia, è una partita di crescita, è una partita di agosto, siamo al 20 agosto, il campionato deve ancora iniziare, quindi secondo me possiamo comunque toglierci le soddisfazioni. Io ho visto, buonasera innanzitutto, buonasera. Lazzari, l'ho vista abbastanza adirato, per usare un eufemismo, in un paio di occasioni in cui proprio lei lo diceva anche prima, non riuscivate a uscire bassi come avete provato a fare. Forse nell'unica occasione in cui siete riusciti a uscire bassi, proprio per il pressing dell'Orvetana, avete perso palla e avete rischiato di prendere gol, l'uscita di Bramati nel primo tempo. Sì. Lei pensa che in qualche modo si possa ovviare a questo problema, magari con un proseguo di allenamenti, oppure si può cambiare strategia? Perché abbiamo visto anche tante volte il ricorso al lancio lungo, sia da parte sua sia da parte dei difensori centrali. Durante la partita bisogna vedere sempre come va la partita, se entriamo in fiducia, se stiamo un po' soffrendo, quindi in base a quello decidi se giocare corto o giocare lungo. Poi la nostra idea è quella di giocare corto, è ovvio che noi giochiamo con tre centrali, quindi tre centrali, più il portiere, se loro pressano in tre comunque rischiamo di andare in difficoltà. È normale che se ci attaccano in due abbiamo più vie di uscita. E dobbiamo lavorare di più e migliorare la fase di possesso, come ha detto prima il mister. Grazie mille. Prego. Ciao. Volevo sapere che cosa è cambiato, soprattutto dalle scorse amichevoli, soprattutto con quella del Monopoli, che avevo visto anche qualcosa di buono. Oggi, al totale, sia a livello difensivo, tanti errori, e davanti anche con tanta sfortuna, soprattutto nell'errore di Cretella alla fine, che poteva comunque pareggiare e portare a rigori e chissà anche vincerla. Guarda, rispetto al Monopoli, magari il Monopoli avevamo magari il campo era diverso, eravamo in preparazione, loro erano un po' più stanchi, l'Orvietana andava forte, spingevano tanto, quindi ci hanno messo un po' in difficoltà. Il campo, lo stadio è molto più grande rispetto ai campi dove ci alleniamo abitualmente, quindi ci stanno spazi maggiori da coprire, ma siamo andati più in difficoltà, vari ragazzi hanno preso i crampi, botte, quindi è stato un test importante che ci serve solamente a crescere. Grazie mille. Grazie a voi.